la dritta verso il cielo, trattando l'aereo chiuso. E qui sembenne arriva con un vasello snelletto e le 3 mesi e le ha tolto chi ha voluto entrare con tutta pace. Ond'io, l'anima mia, che con la sua persona venendo qui è affannata tanto. Se voi sapete, mostratene la via di gire al monte. A me è sempre affascinato, anche quando andavo a scuola mi è sempre piaciuta, e questa cosa qui che hanno fatto a Ravenna mi è subito interessata. È cominciata l'anno scorso a settembre ed è continuata e continua ancora. Pensano di farlo sempre, come minimo fino a settembre, alla fine di settembre ci sarà, e io ci sarò. E questo sono amici con la Luciano. Ok, questo è la Luciano. La lettura nelle strade a Ravenna è una pratica che affonda le radici nel passato, ma la lettura è proprio da questo terreno fertile. Il nostro sindaco ha avuto questa decisione forte, ferma, e che porteremo avanti, di istituire la lettura perenne davanti alla tomba ogni giorno, perché leggere Dante è forse l'omaggio più vero e più profondo, perché questo coinvolge centinaia e centinaia di persone, perché chiede a tutti di fare uno sforzo per andare verso Dante, mentre troppe volte si è chiesto a Dante di venire verso di noi, magari stiracchiandolo un po' senza comprenderlo, ideologizzandolo, e invece è rispettoso proprio la forma della lettura solenne come la facciamo, senza nessun commento. Questa mostra raccoglie 300 opere provenienti dai grandi musei di tutto il mondo, dagli Stati Uniti alla Gran Bretagna, alla Francia, al Lussemburgo, alla Germania, a Malta e naturalmente ai grandi musei italiani. La mostra intende raccontare Dante, tutto Dante, non solo la commedia, certo, naturalmente soprattutto la commedia. 18 sezioni con opere che sono precedenti a Dante, alle quali Dante si è ispirato, ha guardato. Il linguaggio di Dante del resto è un linguaggio figurativo che molto deriva dalla contemplazione dell'arte e dallo stile artistico. Poi naturalmente l'influenza che Dante ha lasciato in grandi artisti, in grandi pittori, in grandi scultori, da Beato Angelico, Giotto stesso, Beato Angelico, Michelangelo, Tintoretto, Guido Reni, e fino ad arrivare all'Ottocento e al Novecento, che sono i secoli della grande riscoperta di Dante. E fra questi, a fianco ai Nazareni, subito, immediatamente dopo, i Preraffaelliti, il gruppo dei Preraffaelliti, Dante, Gabriel, Rossetti, fra tutti, e Holiday, da cui noi abbiamo tratto l'immagine della mostra stessa, ma fino ad arrivare a Picasso, fino ad arrivare al Novecento.
I temi danteschi sono i temi della terra e del cielo. Dante parla della salvezza e della perdizione, cioè parla delle cose fondamentali della vita dell'uomo. Per questo l'arte non ha potuto fare a meno che andare infinite volte su Dante e sui suoi temi. Lui ha assunto la storia, non solo la storia del suo tempo, soprattutto la storia del suo tempo, e l'ha posta nell'eternità.